Non lontano da Gerusalemme, a pochi chilometri da Ein Karen, il luogo della visitazione di Maria ed Elisabetta, nascosto alla vista da una serie di tornanti, si appoggia sul fianco di una montagna il monastero di San Giovanni Battista nel deserto, di fondazione bizantina. In una delle tante grotte che forano il monte, avrebbero trovato riparo, secondo la tradizione, Elisabetta e il piccolo Giovanni durante la persecuzione di Erode. Con le sue cupole rimaneggiate dal Barluzzi nel 1922, gli scalini scavati nella roccia e la sorgente naturale e in l'abisso ritenuta miracolosa, il complesso è lo scenario della seconda domenica di Avvento, che vede proprio il Battista protagonista assoluto. L'acqua sgorga da una sorgente naturale all'interno della roccia, una caverna, si raccoglie in questo piccolo bacino superiore e poi continua in un bacino inferiore. È stata venerata fin dall'antichità e anche oggi centinaia di pellegrini, in particolare della Chiesa ortodossa, vengono qui anche con tante difficoltà, visto le impervie strade che portano al santuario, per toccare, bere e immergersi nelle acque considerate miracolose. Nell'eremo vive una piccola comunità di frati e più a monte, accanto ad una tomba medievale che in epoca crociata fu identificata come la tomba di Elisabetta, si sono stabilite le sorelle della coinonia di San Giovanni Battista, uomini e donne che vivono l'esperienza del precursore in preghiera e isolamento, accogliendo chi è in cerca di esperienze spirituali intense. Questo vivere nel deserto non è solo un'espressione di un luogo solitario, forse proprio questo dove noi siamo, vicino a una sorgente per potervi vivere, ma vivere nel deserto vuol dire vivere la solitudine, vivere la tu per tu con Dio. Mentre il mondo si regola indipendentemente da Dio, Giovanni è chiamato a stare nel deserto, a crescere, a fortificarsi, a vivere la sua vita in questo a tu per tu.